Pollicioni verdi, buonasera, ben ritrovati in questa nuova puntata del Best Prato Live Show numero 230 rotti. Ho perso il conto, 232 credo. Dovrei averlo scritto da qualche parte anche nel titolo. Prima di partire fatemi sapere se l'audio va bene, soliti piccoli problemini. Adesso mi sta dicendo che probabilmente è un po' troppo alto, ma io non ci credo. Quindi attendo il vostro feedback per sapere se l'audio è tutto ok. Intanto saluto un po' di persone già arrivate, Cannella Love, Lorenzo Bettin, Emanuel Zaccarin, ciao Manuel, Gigi fino alla fine, ciao Gigi. Allora, questa sera solitamente, sì tutto ok, grazie Stefano, buonasera Pasquale. Allora, l'argomento di questa sera, intanto facciamo passare un minutino, ecco, per dare tempo a tutti di collegarsi. Ciao Antonio, buonasera Davide, ciao a tutti. Allora, l'argomento di questa sera generalmente è un argomento che tratto un po' più avanti. Generalmente a giugno si parla dell'irrigazione, ma in questi giorni ci sono in molte parti d'Italia delle temperature estremamente alte rispetto alla stagione. Abbiamo finito, siamo passati quasi dalla fine dell'inverno a questa sorta di anticipo del caldo estivo, per cui mi sono sentito, diciamo così, in dovere di parlare, di trattare questo argomento. Ne parleremo in maniera un po' diversa dal solito, infatti il titolo della diretta, del video di questa sera è come irrigare bene il prato. Prima però di andare all'interno di questo argomento, ovviamente facciamo un piccolo tributo, un piccolo, come si dice, una piccola menzione ai nostri sponsor. In particolare questa sera volevamo diciamo accennarvi, come si dice, come si fa qui, ecco qua. Allora, primo sponsor di questa sera è Best Prato Academy, www.bestpratoacademy.com. Se non sai che cos'è, è la scuola di formazione sul prato e sul giardino, che ha già online disponibile un corso dedicato alla semina di un prato. Oltre 2,5 ore di video ad alta risoluzione curati dal sottoscritto, con ben 13 moduli e oltre 100 slide da scaricare per imparare a seminare un prato a regola d'arte. E poi il nostro secondo sponsor questa sera non poteva non essere il Giardino di Best Prato. Se non sai che cos'è il Giardino di Best Prato, beh, vai a dare un'occhiata, perché ci sono decine, oserei dire quasi centinaia, penso che abbiamo oltrepassato sicuramente i 100 iscritti al Giardino di Best Prato. Sì, scorrendo le pagine direi che sono anche molti di più. Che cos'è il Giardino di Best Prato? È l'archivio delle foto dei pollicioni verdi del loro prato, del loro giardino, foto che sono state poi catalogate, foto che sono commentate, foto sulle quali è possibile fare una ricerca per avere degli spunti, ad esempio per creare il giardino nel prato, il prato nel giardino di casa tua. Quindi vai a dare un occhio, ma soprattutto partecipa, cioè manda le foto del tuo prato, del tuo giardino a www.giardinodibesprato.com. c'è un'apposita sezione con scritto invia il tuo giardino. Perché? Perché partecipare è importante, perché in questo archivio poi è possibile ricercare per tipologia di semente, per dimensione del prato, addirittura per provincia d'Italia, quindi magari vedere i pollicioni vicino nella tua provincia che tipo di prati hanno utilizzato e che tipo di prodotti hanno usato. Sì, perché all'interno del www.giardinodibesprato.com voi fate anche i commenti, cioè ci sono scritte proprio i prodotti e le tecniche che sono state utilizzate. E poi ogni lunedì andremo a estrarre tra coloro i quali la settimana precedente, non quella la scorsa settimana, ma quella prima ancora, abbiamo sempre uno slittamento di circa 8 giorni, andremo ad estrarre un piccolo premio, un buono omaggio del valore di 25 euro da spendere in www.bestprato.com. Quindi direi di partire subito da lì, facciamo vedere un po' coloro i quali hanno mandato. Queste sono le 10 persone che nella settimana numero 18, cioè non quella scorsa ma quella precedente ancora, hanno spedito le foto del loro prato, quindi
questa sera se la giocheranno Antonio Fazzi, Roberto Asnaghi, Stefano Merisio, Matteo Cibin, Alessio Baglioni, Matteo Bruzza, Roberto Vianello, Nicola Mangia, Roberto Viganò e Pierluigi Visconti. Al solito l'estrazione la facciamo proprio in diretta adesso. Come la facciamo? Intanto andiamo a selezionare qui. La facciamo semplicemente utilizzando un semplicissimo strumento che è questo che vedete, è un random number, un utility che fa la generazione di un numero casuale. In questo caso lo proviamo prima, ad esempio schiacciamo su genera un numero da 1 a 5, il numero è 3, schiacciamo di nuovo, vedete, non c'è trucco, non c'è inganno, ma è sempre generato da solo. Quindi adesso, siccome le persone sulle quali andremo a fare l'estrazione sono 10, andremo a impostare il numero da 1 a 10 e il numero che verrà estratto corrisponderà alla posizione di arrivo. Quindi, siete pronti? Rullo di tamburi. Posiziono il mouse sopra la scritta genera, meno 3, meno 2, meno 1, pacchete, ops, il numero 2 è stato estratto e corrisponde a Roberto Asnaghi. Complimenti Roberto, tu ti aggiudichi questo premio, soprattutto in vesprato ti ringraziamo per aver partecipato, perché insomma è importante non solamente partecipare ovviamente per il premio, lo si può fare, ma perché far parte di questa grande comunità che poi mette online le immagini che sono consultabili, poi è possibile commentare, è possibile fare domande fra di voi, a noi ci sembra una bellissima cosa. Bene, abbiamo fatto tutto quanto questa parte istituzionale, direi di partire subito con le slide dedicate all'argomento di questa sera. Abbiamo detto che l'argomento è come irrigare bene il prato. E prima di andare nella pratica di questa di questo tema, facciamo alcune piccole considerazioni, però, come vedrai, molto importante. La prima. Non so quanti di voi sanno che le piante usano il 75% dell'acqua per raffreddarsi e il 25% solo per svolgere le proprie attività vegetative. Quindi la stragrande maggioranza dell'acqua, in estate, in primavera, in inverno, serve ad equilibrare la temperatura. È evidente che in inverno l'evaporazione, l'evapotraspirazione della pianta di acqua, il vapore acqueo, sarà molto ridotta, mentre sarà molto elevata durante la stagione estiva. E solo una piccola parte di quest'acqua viene utilizzata per le funzioni vegetative. E quali sono? Beh, molti di voi pensano sicuramente che l'acqua all'interno delle strutture vegetali permette di mantenere quel turgore necessario a diciamo far sì che la foglia rimanga eretta, ok, rimanga verticale. Questo sicuramente è importante. Il prato, le foglie dell'erba non hanno una struttura legnosa, non hanno una struttura tale che gli permette di creare uno scheletro, ma è grazie alla pressione che c'è all'interno della pianta dei fluidi che mantiene la propria verticalità. Quindi è molto importante che l'acqua rimanga all'interno della pianta, ma poi c'è un'altra funzione estremamente importante dell'acqua e la pianta l'utilizza per svolgere la fotosintesi clorofilliana. Questa è la meraviglia, no? Perché vengono presi, diciamo, degli atomi di idrogeno dell'acqua che viene scomposta grazie, non si è bene capito ancora bene come avvenga questo all'interno dei cloroplasti, la fotosintesi clorofilliana. Ad ogni modo il prato assorbe l'anidride carbonica, preleva l'acqua attraverso la luce, scompone e ricompone questi elementi producendo del glucosio, degli zuccheri e come elemento di scarto dell'ossigeno, proprio quell'ossigeno che viene assorbito sia come dall'anidride carbonica sia dall'acqua. Quindi l'acqua viene scissa, l'anidride carbonica viene scissa. Guardate che meraviglia, che madre natura.
Questo però è importante da tenere a mente, perché questa parte comunque è una parte minoritaria, circa un quarto. Un'altra affermazione che mi piace fare subito in apertura: bagnare troppo è peggio di bagnare poco. Questo è un concetto molto importante all'interno del metodo Besprato, perché non sbagliare l'irrigazione provoca più danni che irrigare poco. Irrigare poco, se non si oltrepassa quel limite di appassimento della pianta, si riesce comunque a gestire, anzi in alcuni casi è una tecnica che personalmente utilizzo, ad esempio per stimolare l'approfondimento radicale, per far scomparire la poannua. Sono tecniche di mandare in leggero stress idrico la pianta in maniera tale che per ormesi, si dice, svolga una reazione, quindi approfondisca l'apparato radicale, perché più in profondità va l'apparato radicale, più è facile trovare l'acqua, e le radici lo sanno perché hanno dei sensori di umidità che sono pazzeschi in confronto di quelli sviluppati dall'uomo. Ma l'altro punto importante è che bagnando troppo si mantiene il terreno, la struttura vegetale costantemente bagnata, costantemente umida, e l'umidità, la presenza costante di umidità all'interno delle strutture vegetali è uno dei fattori principali scatenanti gli attacchi delle patologie fungine. Un altro concetto molto importante da tenere a mente, e dopo lo riprenderemo quando parleremo delle quantità d'acqua, è il fatto che il disagio percepito dalla temperatura è completamente diverso nelle piante rispetto all'uomo. Vi faccio un esempio, no? Noi sappiamo che come umani, no, sopportiamo bene le temperature alte, anche 35 gradi, purché siano secchi, ok? L'esatto contrario per le piante. Le piante, 35 gradi di caldo secco per loro significa una sofferenza massima, proprio perché, essendo esposte al sole, per mantenere la temperatura sotto quei 30-32 gradi, oltre i quali la fotosintesi clorofilliana non avviene, è costretto a consumare moltissima acqua, ok? Che va in evaporazione. Quando l'atmosfera è molto secca, questa traspirazione, la foglia si asciuga moltissimo, e quindi la disidratazione della pianta è estremamente più alta, solitamente con umidità medie molto basse, le necessità di acqua della pianta, lo vedremo tra un attimo, cambiano in maniera significativa. Allora, abbiamo visto, e lo rivediamo in una slide che tenta anche di dare degli altri elementi, diciamo, di riflessione su quelli che sono gli scopi dell'irrigazione, no? Abbiamo appena detto. Punto primo. Lo scopo dell'irrigazione, ci sono scopi dell'irrigazione diretti e scopi dell'irrigazione indiretti. Per diretti, appunto, significa fornire acqua per quel 75% di importanza che è raffreddarsi, fornire l'acqua per quella parte rimanente, però altrettanto importante, che è l'esecuzione della fotosintesi clorofilliana. Però ci dobbiamo ricordare che l'acqua serve anche a solubilizzare gli elementi minerali come l'azoto, il fosforo e il potassio, quelli più importanti, ce ne sono poi anche degli altri, che senza i quali la pianta non riesce poi a tradurre quel glucosio in struttura vegetale, no? Perché poi deve costruire i mattoncini, deve far funzionare il proprio metabolismo, e per far funzionare questo ha bisogno degli elementi minerali. Ma sono presenti gli elementi minerali nella soluzione circolante, cioè in quell'acqua presente nel terreno che porta in circolo gli elementi minerali che poi vengono assorbiti dalle radici. Se non c'è acqua nel terreno, il prato non è in grado di assorbire gli elementi minerali. Quindi molto, molto spesso si nota, o può capitare, insomma, che si concimi il prato però magari in una stagione completamente secca e non c'è risposta del nutrimento. No, irrighiamo il prato perché è importante. Poi tra gli scopi indiretti, ovviamente vi ho appena accennato lo sviluppo radicale, perché le piante hanno questi sensori nei peli radicali che permettono di veicolare, insomma, la crescita in profondità. Dall'altra parte la protezione delle malattie come momento indiretto, in virtù del fatto di mantenere costantemente più asciutto il terreno e più asciutta la foglia, ok?
se non permettiamo al terreno di asciugarsi e al prato di asciugarsi, tipicamente lo vedremo tra un attimo, sbagliando completamente i momenti di irrigazione o la frequenza e le pause di irrigazione, andiamo a creare una situazione veramente potenzialmente dannosa. Allora, andremo adesso nel cuore, no? E affronteremo tre cose importanti. Primo, quanta acqua va data, bisogna fornire al prato, come va fatta l'irrigazione settimanale e a che ora irrigare. Partiamo subito con una slide che riassume in una piccola frasetta la formula per calcolare quanta acqua fornire al prato. In realtà non è una formula, però il quantitativo di acqua da fornire al prato corrisponde all'evapotraspirazione, ovvero la somma dell'acqua che le piante assorbono più quella che traspirano, più quella che evapora dal terreno. Vabbè, si consiglia sempre di ragionare in termini di esigenze settimanali. Sì, pollicioni, perché il terreno evapora, l'acqua nel terreno evapora, e quindi è tutta questa somma, no? Questo è il pacchetto completo che fa sì che il prato necessiti di ricevere un certo quantitativo d'acqua giornaliero, ma a me piace molto di più ragionare in termini settimanali. Perché quando un prato magari per un giorno non trova quell'acqua, non è che va in crisi, perché comunque ha fatto scorta. Ragionare in termini di irrigazione quotidiana, oltre che essere un errore, non si fa l'irrigazione quotidiana, lo vedremo tra un attimo, ti sposta un attimino, cioè ti fa fare dei ragionamenti di tipo sbagliato. Per poter calcolare quanti sono questi quantitativi è evidente che il tutto va messo in relazione a che cosa? Temperatura minima, temperatura massima, umidità minima, umidità massima, durata della luce diurna e poi ovviamente ci sono tutti dei fattori minori come lo vedremo tra un attimo, il soleggiamento eccetera eccetera eccetera. È evidente che poi ci sono degli altri elementi che vanno presi in considerazione o che andrebbero presi in considerazione, che la composizione del terreno o la ventosità superficiale può fare può cambiare questi quantitativi. Però insomma non siamo qui, come dice quello, per pettinare le bambole, siamo qui per dare degli elementi concreti. Adesso vediamo una tabella che, attenzione, prendetela con le pinzette, è solo una stima che mi serve poi a fare degli altri ragionamenti. Quindi non è il Vangelo, però non ci si sbaglia tanto se si fa queste cose. Allora, i quantitativi di acqua stimati per un prato di festuca rondinacea e con al variare delle temperature massime, in questo caso proprio è un calcolo grossolano, grossolano, perché sulla temperatura massima non vuol dire niente, se poi di notte fa molto fresco bisognerebbe farlo sulla temperatura media, però per dare dei riferimenti, altrimenti poi mi dite che siamo troppo complicati, abbiamo creato questa tabellina. Quando le temperature oltrepassano i 35 gradi, no? Di giorno, quindi piena estate, il consumo di litri di acqua metro quadro a settimana sono di 35, da 30 a 35 gradi 30 litri, da 25 a 30 gradi 25 litri, da 20 a 25 20, sotto i 20 diciamo da 15 in meno. Questi sono litri di acqua al metro quadro. I quantitativi di acqua che vanno calcolati sono litri di acqua al metro quadro. Questo è il calcolo dell'evapotraspirazione. Molti di voi che hanno seguito delle altre dirette si ricorderanno che l'anno scorso, e poi ne abbiamo parlato più volte, abbiamo presentato il calcolatore dell'evapotraspirazione, perché come vi ho detto, se voi siete in grado di conoscere la temperatura massima, minima, settimanale, la temperatura, l'umidità minima, massima, il numero della settimana lo sappiamo, siamo nella 18ª, se avete questi dati qui potete andare ad utilizzare il calcolatore dell'evapotraspirazione che ho creato io, che è disponibile a tutti e per ora abbiamo deciso di mantenerlo gratuito. In sostanza bisognerebbe ovviamente conoscere questi dati, adesso mi collego alla centralina di Besprato, cioè la centralina meteorologica qua sopra, e andiamo a vedere, ecco, quelli che sono il grafico della temperatura massima e minima
settimanale, questo vedete l'andamento in crescita, abbiamo avuto una temperatura massima di 29,4, una temperatura minima di 12,9. Se andiamo a scorrere un po', andiamo a vedere che di notte l'umidità è molto alta, abbiamo 94% di umidità massima, 35% di umidità minima in questa settimana, valori settimanali. Ecco, con questi dati qui io posso andare all'interno del calcolatore, che lo trovate nel... dov'è? Eccolo qua. Se voi andate all'interno del blog di Besprato, per andare all'interno del blog di Besprato basta andare nella home page del sito, si schiaccia sul blog, si scrive evapotraspirazione nel motore di ricerca, prima o poi metteremo un link diretto, e il primo link è questo qui. Questo è il calcolatore dell'evapotraspirazione sul quale puoi andare a inserire i dati. Se tu li conosci, appunto, 29, facciamo semplice, 29, anzi 30 e 29 e 12, dai. Facciamo le cose, dov'è? Eccolo qua. 29. Abbiamo detto 12. L'umidità massima era, se non ricordo male, 94. La minima era 94-35. 35, siamo all'interno della 18esima settimana, anzi abbiamo iniziato la 19esima, però mettiamo 18 e andiamo a scorrere. Qui addirittura puoi inserire la latitudine, perché questo è calcolato sulla eliofania, l'incidenza del sole a San Vito al Tagliamento, cioè alla sede di Besprato. Però se tu conosci la latitudine in gradi e minuti del tuo luogo, puoi inserirli qui, e dopodiché, come vedi, questo è il calcolo. Vedete che ci stiamo alzando in questa settimana, che è iniziato a fare un po' di caldo, siamo quasi, il prato ha quasi bisogno di 30 litri di acqua a settimana. Ovviamente questo dato di 28,6, ok, corrisponde a il calcolatore, lo calcolo sulla base di un prato di festuca rodinacea, un terreno di medio impasto, ok, è una situazione non particolarmente ventosa. È molto importante queste cose, perché se tu hai una situazione ventosa, il vento asciuga l'erba, e quindi bisogna sommare, bisogna aumentare anche del 20%, ok? Se hai un terreno sabbioso, o pure con molto scheletro, tende ad essere più caldo il terreno e quindi a sfalsare questo tipo di calcolo. Quindi bisogna andare ad aumentare anche in questo caso del 20 e del 30%. Se tu utilizzi, se il tuo prato è un prato di gramigna che ne ha un'evapotraspirazione, un consumo di acqua inferiore, non zero, è un po' inferiore, può essere soprattutto nella gramigna, quella comune, quella più rustica, quella che noi consideriamo infestante, quella ha bisogno per mantenersi bella sana, fitta, di un 30% di meno di questo valore, non il 50, non il 60. Viceversa, se ad esempio hai un prato di agrostide solonifera, c'è bisogno di fornire un po' di più di questi quantitativi, si arriva addirittura anche a necessità, nel periodo più caldo, di 50 litri al metro quadro. Allora, torniamo alle nostre slide, perché ci sono altre cose importanti da tenere in considerazione. Dove sono le slide? Eccole qua. Allora, vabbè, del calcolatore dell'evapotraspirazione ve l'ho detto, ve l'ho spiegato, poi magari se non è chiaro faremo una puntatona solo dedicato a quello. Come ho detto, ovviamente ci sono delle altre variabili, che sono il tipo di graminacea, abbiamo detto, il surriscaldamento del terreno, ma poi la ventosità, ma poi ci sono anche degli altri fattori. È chiaro ed evidente che il soleggiamento, cioè se il tuo prato è sempre al sole oppure è sempre all'ombra, può fare una grande differenza. Solitamente in un prato completamente all'ombra, in estate l'evapotraspirazione si può ridurre anche del 50%. Questo, ti ripeto, non vuol dire che non si deve bagnare un prato in completa ombra. Certo, si bagna molto meno, ok? Però in completa ombra, se il tuo prato è metà sole e metà ombra, la zona metà sole e metà ombra potrebbe avere, diciamo,
una percentuale di riduzione dal 20 al 30% di necessità in meno. Quindi magari al posto, se l'ombra, ad esempio il prato va già in ombra a mezzogiorno, che è il momento diciamo più impattante, ecco che puoi ridurre del 30%. Se invece l'ombra arriva alle 4 del pomeriggio, ormai si è beccato un bel po' di caldo e quindi lì non si riduce tantissimo i quantitativi. E altri elementi, lo vediamo nella slide riassuntiva, sono sicuramente la densità e l'altezza del prato. Più il prato è denso, più il prato è fitto e più il prato anche è tenuto leggermente più alto, ok? Più il terreno viene mantenuto fresco perché è in ombra il terreno e quindi la parte inferiore del prato ha delle necessità di evapotraspirazione inferiori, ha degli stati di evapotraspirazione inferiori. Quindi notoriamente se si tende ad abbassare l'altezza di taglio, quel calcolatore fatto su un'altezza di 5 cm, se la teniamo a 7 addirittura possiamo ridurre, se lo teniamo a 4 dobbiamo stare molto attenti perché il prato tende a surriscaldarsi. E ovviamente poi ci sono le variabili del terreno, perché un terreno che ad esempio drena moltissimo l'acqua, vedremo tra un po', significa che è molto pieno di scheletro e quindi tende a surriscaldarsi, ok? Ma poi il terreno può avere anche delle idrofobie, cioè ad esempio delle zone nelle quali, non entro qui nel dettaglio del motivo per cui si crea questa situazione, si viene a creare la situazione per la quale l'acqua non filtra bene. Ok? Quindi praticamente scivola ai lati, in quelle zone lì il prato tende a seccarsi. Ok? Oppure delle altre variabili possono essere le tubazioni di cemento messe magari a 15 o a 20 cm di profondità, che in realtà sapete che è un enorme accumulatore di caldo il cemento, per cui accumula tutto il caldo e poi rilascia durante la notte e quindi fa evaporare molta più acqua e lì generalmente si creano delle zone più secche, quindi sono le necessità irrigue sono maggiori. Come ho detto prima, poi ci sono le specie, ogni specie ha delle esigenze di tipo diverso e qui in questa slide si vedono le diverse esigenze di acqua delle graminacee. La grostide e la poannua hanno delle esigenze molto alte. Perché ho voluto mettere la poannua qui? Ovviamente la poannua è un infestante, no? Però capite da questa slide che quando siamo attaccati da molta poannua, una strategia è quella di non bagnare il prato per una settimana, portarlo in piena estate, in stress idrico, ok, e provocare la morte più rapida possibile senza che abbia tempo la poannua di andare in infiorescenza. Questa è una tecnica che può essere utilizzata proprio perché la poannua è una specie, non da prato, ma un infestante, diciamo con altissime esigenze d'acqua. Al pari praticamente della grostide, che insieme all'oietto, alla poa pratense, alla festuca rubra, sono quelle graminacee che hanno maggiori necessità d'acqua. A scendere abbiamo la festuca rondinacea e poi tutte le macroterme, a partire dal gramignone, le zoisie, i paspalum, per finire con il sinodon, che, come ho detto, rispetto alla festuca rondinacea può essere irrigato, diciamo, il 30-35% di meno. Quindi, ripeto, anche le macroterme vanno irrigate, cioè non facciamo l'errore che di non bagnarle. Ovviamente fino adesso abbiamo parlato di acqua, abbiamo detto che il prato necessita, mettiamo adesso, di 28 litri di acqua al metro quadro, e immagino già molti di voi che si stanno chiedendo: ma Fabio, ma 28 litri, come faccio a misurare che sto dando, che il mio impianto di irrigazione sta dando 28 litri d'acqua? Con questo, molti di voi lo conoscono, questo è il mitico pluviometro di Besprato, è un recipiente con una forma particolare calcolata in maniera tale che corrisponda poi che faccia il calcolo con una ghiera graduata, con una ghiera
non millimetrata, graduata. E ogni tacca del pluviometro corrisponde a un litro al metro quadro. E quindi, se noi, ad esempio, dovessimo fornire 28, un'unica irrigazione alla settimana di 28 litri, dovremmo far sì che il pluviometro venga riempito più o meno fino a questa altezza qua. Questa qua siamo intorno ai 30, ecco, mentre il bordo qua sono 40 litri. Ovviamente non si fanno mai delle irrigazioni così abbondanti per tanti motivi. Primo, perché bisogna tenere acceso l'impianto di irrigazione ore per fare 30 litri di acqua al metro quadro. E, per cui diventa particolarmente difficile, soprattutto quando si hanno i prati grandi. Se io tengo 2 ore e mezza, 3 ore ogni zona del prato accesa, dopo vedremo che dovendo irrigare solamente in un determinato lasso di tempo, non si riesce a fare. Quindi l'irrigazione, l'impianto, i minuti si calcolano attraverso strumenti come questo. Si posizionano nel prato, se avete i getti degli irrigatori corretti, cioè con degli archi, lo potete mettere a una distanza di almeno 3 metri dall'irrigatore. Se invece il vostro impianto di irrigazione ha i getti molto bassi, diavolo, non vanno bene i getti bassi, perché molti hanno detto sì, ma con questo pluviometro l'acqua mi ci sbatte contro. Sì, ma ragazzi, cioè, se il vostro impianto di irrigazione fa un getto molto radente al suolo, è stato fatto male, è stato fatto molto male. Ci sono degli studi, degli studi americani che spiegano in maniera spiegano che quando l'acqua raggiù fa questo tipo di tragitto, fa un'irrigazione estremamente poco efficace, poco efficiente. Quindi questo è lo strumento. Ti ricordo, prima di passare poi alla seconda parte, la parte terminale di questa piccola guida all'irrigazione, che nella descrizione di questo video troverai il manuale completo, dove ci sono i links a questi prodotti, dove ci sono un po' tutte questo tipo di valutazione. Visto che vi ho parlato dei link presenti nella descrizione del video di Facebook e nella descrizione del video di YouTube, pollicioni, vi chiedo anche, vedo solamente 20 persone che hanno messo mi piace a questo video, questa diretta, vi chiedo questo piccolo gesto, per noi molto importante, quello di mettere un mi piace. Allora, andando avanti, ovviamente abbiamo appena detto che non è possibile fare, o non è consigliato neanche fare un'irrigazione enorme. Per quale motivo? Il motivo principale è questo, seguitemi bene in questo ragionamento, che non l'abbiamo mai fatto così, così preciso. Allora, l'apparato radicale di un prato mediamente lo potremmo considerare in una ventina di centimetri di profondità, e in questi 20 centimetri di profondità è quello spazio che viene sondato dalle radici, nel quale se c'è acqua il prato l'assorbe e se non c'è acqua il prato non lo assorbe. Cioè, se l'acqua è caduta più in profondità e non risale per capillarità in quella fascia di 15-20 cm, quell'acqua non serve a una beata fava, ok? Quindi quando noi ragioniamo sui terreni, dovremo anche conoscere una caratteristica molto 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 difficile da conoscere del proprio terreno, ovvero la ritenzione idrica che è capace di trattenere, ok? Tipicamente un terreno molto sabbioso fa percolare via l'acqua, e quindi in quei 10 15 cm, 20 cm di prato tendenzialmente di terreno sabbioso hanno la possibilità di fermarsi solamente una decina di litri d'acqua, quindi veramente pochi. Viceversa, nei terreni argillosi, in quei 20 cm d'acqua riescono a sussistere, a ristagnare, anche se non è proprio la parola più corretta, a rimanere 20 litri di acqua al metro quadro, quindi una bella quantità, una grande quantità, ok? Questo è il motivo per il quale noi non possiamo irrigare un prato con un'irrigazione da 30 litri.
abbiamo detto, perché ci vuole una vita a irrigare, ma non è questo il motivo tecnico. Il motivo tecnico è che noi, fornendo 28 litri, ad esempio, con un'unica irrigazione, 8 litri li buttiamo via. E questo non è solo una cosa importante in ottica di risparmio dell'acqua, ma è che proprio se noi facciamo un'irrigazione da 28 litri, mentre il nostro prato ha bisogno di appunto di 28 litri di acqua a settimana, facciamo un'irrigazione da 28, noi non gli stiamo fornendo 28, ma ne stiamo fornendo solo 20, perché gli 8 vanno in profondità e se ne vanno via. Prova a immaginare cosa succede in un prato sabbioso in cui noi gli diamo 28 litri e praticamente quasi un terzo se ne va via, 18 litri se ne vanno via e rimangono lì solamente 10. Quindi ovviamente questo succede solo nei terreni molto sabbiosi. Ora, bisognerebbe conoscere, questo è il motivo per il quale io insisto così tanto nel raccomandare ai pollicioni verdi di conoscere la composizione del proprio terreno, di fare le analisi del terreno almeno una volta nella vita del prato. All'interno di www.bestprato.com c'è proprio un servizio di analisi del terreno che ti dà la composizione del tuo prato. Quindi le pause sono per forza di cose, noi dobbiamo andare a irrigare più volte durante la settimana, a seconda, no? Noi li dobbiamo finire 35, a seconda di come è il nostro terreno, potrebbero essere necessarie 2 o 3 irrigazioni, a seconda se il nostro terreno è sabbioso e argilloso. Ma questo ci viene, è anche importante, no? Perché ci introduce al concetto delle pause. Per quale motivo? Perché la pausa è molto molto importante da mettere in atto per far sì che il prato si asciughi. Il fatto di fare le pause fa sì che la foglia dell'erba, il primo centimetro del terreno, si asciughi. E questo è di fondamentale importanza, perché da una parte è lo stesso comportamento che capita con madre natura, dall'altra parte permette di asciugare, e l'asciugatura tiene distanti le malattie fungine. Ovviamente è sempre difficile, sì, è sempre difficile dare uno schema di riferimento per dire ok, io quanti giorni di pausa devo fare, cioè, e quindi significa quante irrigazioni a settimana, quindi sapendo che, facendo finta che noi dobbiamo dare 30 litri di acqua a questa settimana, qui troverete uno schemino. Anche in questo caso, ragazzi, però ci tengo a sottolineare e lo ripeto 3 volte, sono stime, sono solo dei punti di riferimento, potrebbero creare anche queste cose qua dei problemi nel momento in cui il tuo prato è diverso dalla media. Questo è uno schemino fatto su un prato di festuca rondinacea su un terreno di medio impasto, ok? Ho messo i puntini sulle i. Mi raccomando, pollicioni, cercate di capire i ragionamenti che stanno sotto. Poi gli schemini vi permettono magari di fare un esercizio mentale. Cosa dice questo schemino? Fa la differenza tra terreno sabbioso e terreno argilloso. Ad esempio, in un periodo come quello della scorsa settimana, con temperature tra i 25 e i 30 gradi massime, ma siamo quasi tra 30 e 35, ecco che in un terreno argilloso si possono fare da 5 a 7 giorni di pausa. Terreno argilloso, pollicioni, ok? Quindi non è un terreno medio, non è un terreno sabbioso, ma è un terreno argilloso. E quando si intende un terreno argilloso è un terreno che tende al ristagno, eh? Quindi questo schema è così. Lo togliamo per non fare troppi riferimenti. In buona sostanza, dal mio punto di vista, quando ci sono situazioni come quelle, ad esempio, di questo periodo, io consiglio di fare 1 o 2 irrigazioni a settimana. In questo caso, essendo la necessità di 28 litri di acqua, devo fare 2 irrigazioni. E quindi io mi attesto su circa una quindicina di litri di acqua per ciascuna irrigazione, fatta 2 volte alla settimana con delle pause, quindi che sono di 3 giorni. Io domani mattina accenderò l'impianto di irrigazione perché oggi mi sono dimenticato di farlo. Andiamo avanti perché bisogna ancora rispondere a 2 quesiti importanti, anzi uno è un quesito e 2 sono
delle altre considerazioni, diciamo di carattere generale, ma importantissime. Prima cosa, a che ora bisogna irrigare? Si irriga il prato alla sera, a mezzogiorno o alla mattina? Se siete pollicioni verdi, se avete letto il libro del metodo Besprato, se vedete queste dirette da molto tempo, la risposta già la conoscete. Si irriga solo ed esclusivamente la mattina presto, da un punto di vista teorico 30 minuti dopo l'alba, ok? Quindi adesso l'alba inizia ad albeggiare molto presto, non so neanche bene quando, prendo il Besprato, il mio fido Besprato Academy Planner, vediamo un po', siamo qui, siamo settimana, no, non è la settimana 18, questa è la settimana 19, il sole sorge alle 5.54, quindi alle 6.30 ogni mattina programmo l'impianto di irrigazione e poi verrà tutto quanto segnato, importantissimo segnare, perché se non ti segni come fai a sapere? Come fai a sapere quanta acqua hai dato, quando hai irrigato, quanto hai fatto le pause? Segnare tutto. Nell'Academy Planner c'è lo spazietto sotto, fatto apposta. Se non sai che cos'è, vai in www.besprato.com e prenditi la tua copia. Tra l'altro, sono rimaste ancora qualche dune, costano veramente poco. Quindi si irriga solo ed esclusivamente la mattina presto. Questo di nuovo, c'è minore evapotraspirazione, quindi c'è più efficienza dell'irrigazione e poi il prato si asciuga e quindi tiene distanti le malattie fungine. Infine, vi faccio vedere una slide nella quale ho scritto alcune attenzioni importanti e alcuni piccoli consigli da super pollicioni. Vediamoli. Allora, prima attenzione importante, verificare l'uniformità di irrigazione. Voi non avete idea di quante volte sono andato a farci sopralluoghi in giardini che hanno delle zone secche e mi dicono: ma io bagno, sì, ma hai controllato che lì l'irrigatore, no, arrivi con la giusta quantità d'acqua, che le sovrapposizioni di tutti gli irrigatori fanno sì che in quel punto arrivino quei 10-15 litri d'acqua di ogni tua ciascuna irrigazione che fai. Quindi controllare, verificare l'uniformità. Sappiate che anche gli impianti di irrigazione, anche quelli magari progettati bene poi vengono realizzati male, oppure quelli realizzati bene sono stati progettati male, oppure c'è un irrigatore che non funziona, c'è una pianta che scherma l'irrigatore, ci sono mille cose che possono succedere. Quindi il mio consiglio è quello di dotarsi di due, tre di questi qua, posizionarli, fare un po' di test, una volta che hai verificato è tutto a posto. Altra cosa da controllare, soprattutto quando si iniziano le irrigazioni abbondanti, sono la presenza dei dry spot. Chiazze idrofobiche, detto in italiano, sono quelle zone di cui parlavo prima in cui l'acqua, al posto di penetrare nel terreno, scivola via. Proprio te ne accorgi perché in tutto il prato, no, stai irrigando, noti che l'irrigazione si assorbe bene, lì invece noti tutto bagnato, in alcuni casi si formano proprio delle pocce, no? Poi prendi la pompa, ci vai a bagnare sopra e vedi che l'acqua non assorbe. C'è la possibilità di utilizzare dei prodotti, degli agenti surfattanti per diciamo migliorare questa cosa. E altre cose importanti, andiamo a leggere, andiamo a vederle assieme. L'ho appena detto, l'utilizzo degli agenti surfattanti è un potentissimo strumento per migliorare le performance dell'irrigazione in qualsiasi situazione, non solo quando ci sono i dry spot, perché l'agente surfattante fa sì che l'acqua che penetra nel terreno poi vi rimanga in quei 15-20 cm per più tempo anche nei terreni sabbiosi. Quindi chi ha un terreno sabbioso e ha paura di averlo, faccia dei trattamenti con gli agenti surfattanti. Una cosa importante che non ci siamo soffermati, magari ne parleremo in una prossima diretta, è che bisognerebbe conoscere il pH dell'acqua che noi utilizziamo.
Perché da una parte è importante irrigare, ma se quell'acqua ha un pH scorretto, dobbiamo andare a compensare facendo dei trattamenti di purificazione del prato, perché quando iniziamo in maniera intensa a irrigare l'acqua piovana a pH 7, la nostra acqua magari a pH 8, andiamo a creare degli scompensi, e quindi è importante in questi periodi andare, come scritto nella slide, a sostenere il prato nei periodi che richiedono molta irrigazione. Lo si sostiene con trattamenti con gli acidi umici, con gli idrolizzati proteici, si sostiene il prato con le alghe brune, con l'ascofilium nodosum, con gli ossidi di silicio. Sono tutte strategie molto utili. Ed infine, ovviamente, non posso non concludere con un piccolo accenno sul fatto che pollicioni verdi, mettetevi in testa che alzare anche solo di un centimetro l'altezza di taglio da un punto di vista dell'efficacia irrigua è un salto in avanti veramente molto molto grande. Quindi alzate l'altezza di taglio. Come ti ho detto, tutte queste cose le troverai riassunte nel link che ho postato nella descrizione di questo video, ovvero ci troverai la guida al manuale, alla guida completa, la guida completa all'irrigazione del metodo Best Prato, e troverai il link al pluviometro, troverai il link a tutte le cose di cui abbiamo parlato, il calcolatore dell'evapotraspirazione, e insomma lì troverai tutti quanti gli strumenti. Ecco, questa diretta, questo approfondimento su questo tema, dal mio punto di vista, con questo anticipo di estate, è molto importante veramente adesso non far mancare l'acqua, perché abbiamo concimato il prato. Se non c'è l'acqua, il prato non assorbe l'azoto, se non assorbe l'azoto non si robustisce in vista dell'estate, cioè tutto un cane che si mangia la coda. Quindi pollicioni verdi, imparare a irrigare bene il prato è una condizione fondamentale per mantenerlo sano, forte e bello tutto l'anno. Bene, questo video, questa diretta si conclude qui. Come sempre ti ricordo di prendere in considerazione di iscriverti anche al nostro canale YouTube attivando la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video. Vedo tante domande, molti di voi già lo sanno. Basta semplicemente, questa sera non ho avuto tempo di rispondervi, dovete copiare, incollare le domande che avete fatto su Facebook nella descrizione del video su YouTube, oppure copiate le domande che avete fatto nella chat della diretta su YouTube nei commenti del video sotto la descrizione, nei commenti del video di YouTube. Mi raccomando, scrivete lì solo nei commenti del video di YouTube, e domani mattina risponderò a tutte le vostre domande per iscritto con il link. Lo faccio ogni martedì mattina. Con questo è veramente tutto, credo di non aver altro da dirvi se non di augurarvi una buona serata e darvi appuntamento a lunedì prossimo, sempre su YouTube e, finché Mark Zuckerberg ce lo permette, anche su Facebook. Buonanotte a tutti, pollicioni!